Da veterano del basket e da profondo conoscitore dell'economia varesina, Toto Bulgheroni guarda i colori biancorossi con l'appassionato disincanto di chi ha vissuto diverse stagioni. Non solo la magnifica stella, ma anche la crescita, gli inciampi, il sogno, le delusioni, i trofei e i bocconi amari. Varese, dice, crede e investe ancora nella sua pallacanestro, ma è difficile misurarsi con società che quest'anno, ancora più di altri, possono contare su budget imponenti, in certi casi persino illimitati. E stiamo cercando di costruire una squadra solida, purtroppo non sappiamo ovviamente la forza degli altri, escluse 4-5 squadre che ovviamente hanno anche dei budget estremamente superiori. Io sono assolutamente convinto che Scola, Max, Zach stiano facendo un ottimo lavoro con le risorse disponibili, per cui voglio dire, cercheremo di dare lo spettacolo migliore con i risultati migliori possibili. Alla luce della tua lunga esperienza anche nell'ambito del sostegno economico alla pallacanestro, hai la sensazione che la città stia rispondendo bene? Questa è una domanda interessante, nel senso che io per primi, lo dico sempre, ringrazio in mille maniere tutti coloro che ci sostengono. Abbiamo 5 o 6 sponsor storici che conoscete tutti, che sono Tigro, Selmec, Magnoni, Open Job, che è in assoluto la società che ringrazio di più perché c'è stata vicino anche nei momenti un po' difficili e complicati, quindi questa è la cosa importante. Diciamo che noi stiamo, il nostro compito, la nostra volontà è quella di coinvolgere sempre di più la città, gli sponsor e tutti quelli che ci vogliono stare vicini. È ovvio che se vogliamo andare un po' più in alto, dimentichiamoci due o tre squadre che probabilmente sono e saranno sempre irraggiungibili, abbiamo bisogno di un supporto economico forte. Io credo che tutti sappiano cos'è il nostro settore giovanile, che tutti sappiano quello che facciamo per il territorio, per la comunità, e quindi credo che riusciremo ad avere sempre più persone che ci seguono.